Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Oggi si celebrano i 10 anni della presidenza Percassi all'Atalanta. I bergamaschi hanno saputo creare un vero e proprio modello, sono arrivati alla Champions, hanno stupito in questa competizione, ma nel frattempo, e mi rivolgo a Raimondo De Magistris che saluto, si fanno anche i conti con l'ira della Valencia nei confronti di Gasperini che in questi ultimi giorni ha confessato che prima della partita con gli spagnoli in Champions aveva avvertito i sintomi del coronavirus. Ciao Lorenzo, buonasera. Eh sì, 10 anni della famiglia Percassi alla guida dell'Atalanta, forse nella stagione migliore della Dea, che tra le 8 regine d'Europa, che anche quest'anno è lì in lotta per qualificarsi alla Champions 2020-2021. Una crescita graduale ma importante, soprattutto sotto la gestione Giampiero Gasperini, l'allenatore che ha permesso a questa squadra di esaltare le sue qualità, anche quelle societarie relative all'individuazione, ma anche all'esplosione di tanti giovani in questi anni, tante plusvalenze, tanti giocatori che però anche sono rimasti all'Atalanta, come il capitano, il Papu Gomez, o si sono rilanciati grazie alla Dea. Il riferimento è a Duvan Zapata, ma soprattutto a Osip Pericic, forse il miglior trequartista che abbiamo in questo momento nella Serie A, stando almeno ai dati pre-pandemia delle prime 26 giornate di campionato. Questa è una squadra che ottiene risultati, che gioca bene, ha un gioco offensivo e quindi anche una vocazione europea importante. Del resto l'hanno dimostrato anche gli ultimi risultati in Europa dell'Atalanta, capace agli ottavi di finale di far fuori il Valencia. Proprio questo è un grande tema, perché Gasperini, perfetto in campo, a volte qualche uscita a vuoto di troppo nelle sue dichiarazioni, anche l'ultima nella intervista rilasciata nel weekend alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle sue condizioni di salute molto precarie alla vigilia della sfida di Valencia, e da questo punto di vista a Valencia si sono fatti sentire, perché Gasperini non aveva annunciato in quell'occasione nulla di tutto ciò, e quindi l'ira del Valencia si è manifestata non solo in un comunicato diramato nell'ultimo fine settimana, in cui si chiede all'Atalanta e si chiedono a Gasperini ulteriori spiegazioni su quanto detto, ma anche in una richiesta specifica alla UEFA, in cui il Valencia chiede alla UEFA di procedere e di indagare, perché Gasperini, con le sue condizioni di salute precaria, ha messo a rischio la salute del Valencia e dei giocatori del Valencia. Ricordiamolo, in tutto questo il Valencia nel pieno della pandemia annunciò che ben il 35% dei suoi giocatori era affetto da Covid-19. Insomma, tornando però al tema principale, Gasperini è sicuramente l'artefice, uno degli artefici più importanti di questa Atalanta dei miracoli, che ha stupito e che vuole continuare a stupire anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Saluto adesso Fabrizio Maffei, voce storica della RAI. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Parliamo naturalmente del campionato che riparte, e nel duello tra Juventus e Lazio alla fine, a suo parere, avrà la meglio chi avrà la panchina più lunga? Certo, la questione legata alle 5 sostituzioni non c'è dubbio che favorisce la Juventus, in quanto ha una panchina sicuramente più lunga, più attrezzata, composta di grandi nomi, che ovviamente non ha la Lazio. C'è da dire però che i tanti impegni, tutti ravvicinati, potrebbero dare un sollievo anche a Inzaghi, non c'è dubbio. Però, rispondendo alla sua domanda, sì, favorisce la Juventus. Ecco, comunque per la Lazio vincere lo scudetto potrebbe eventualmente essere anche la soluzione giusta per poter trattenere i big a partire da Milinkovic-Savic? Ma io credo che, insomma, poter giocare la Champions in una squadra come la Lazio, in un ambiente come Roma, possa essere un'attrazione probabilmente fatale per molti giocatori. Al di là del rapporto che mi risulta essere comunque splendido sia con la società che con il gruppo intero, è un valore aggiunto sicuramente non indifferente, sì. Ecco, invece, parlando sempre in generale del campionato, che cosa pensa? Che idea si è fatto su questa soluzione dell'algoritmo di cui si è tanto parlato? Ma io credo che, insomma, il calcio stia ancora andando un po' per tentativi, perché non c'è nulla di certo se non il calendario, ecco. Però sul regolamento, che cosa dovesse accadere in caso di un contagiato e in caso quindi di blocco forzato del campionato, tutto questo ancora non mi pare chiaro.
l'algoritmo potrebbe essere una soluzione. Francamente, forse ha ragione Gavina, non è stato molto, molto bravo a spiegarci come funziona, come dovrebbe funzionare. Peraltro, insomma, noi addetti ai lavori l'abbiamo capito perché viene usato in Inghilterra e quindi non è assolutamente una cosa nuova. Per il resto io, insomma, ho una mia idea, che forse non trova molti consensi, vale a dire che è un campionato comunque che riparte, che deve ripartire per meri interessi economici, ma che sotto l'aspetto sportivo agonistico non è più il campionato che abbiamo visto fino all'interruzione. Diventerà un'altra roba molto più stretta, più concentrata, con valori totalmente stravolti probabilmente e con poca passione. Ecco. E senza la passione il calcio non ha ragione di esistere. Un campionato anomalo, però, come diceva appunto, evidentemente non c'erano altre soluzioni, ci sono in gioco tanti interessi economici e quindi non c'erano altre Certo, possibilità. ma dopo tante chiacchiere inutili che abbiamo sentito da molti presidenti di Serie A che si sono schierati chi a favore e chi contro esclusivamente per interessi meramente sportivi e agonistici, i cosiddetti interessi di classifica, anche quelli che erano maggiormente contro una possibile ripartenza si sono poi ravveduti sulla via di Damasco e hanno fatto, come dire, si sono cosparsi il capo di cenere. Ma perché? Perché ovviamente c'è questo maledetto interesse economico, senza quegli aiuti molte società non ce la farebbero ad andare avanti e quindi l'interesse, ecco qua, che è diventato comune, quello di ripartire. Ma che cosa succederà al primo contagiato? Ed è un fatto, ahimè, molto probabile che possa accadere, perché non è un problema dei giocatori, degli 11, 13, 15, 18 giocatori di ogni squadra, ma è il problema di tutto quello che ruota intorno alla squadra. E quindi il caso che magari un membro dello staff, un fisioterapista, che so, non so, non lo auguro a nessuno ovviamente, ma se dovesse risultare tale, che cosa accadrebbe? Eh sì, si fermerebbe tutto, poi non ci sarebbe neanche più la soluzione dei playoff o dei playout, perché comunque sembra essere stata scartata e quindi diventa L'algoritmo fa difficile. per frizzare una situazione di classifica che non porterebbe allo scudetto, all'assegnazione dello scudetto, bensì soltanto alla qualificazione delle squadre per dare quel famoso elenco alla UEFA che lo esige, minacciando anche squalifiche. Prima di salutarla, due domande difficili, provi a sbilanciarsi. La sua favorita per la Coppa Italia e poi la questione Lautaro Martinez che sembra sempre più verso il Barcellona, ammesso che poi davvero l'Inter pretenda il pagamento della clausola. Ma guardi, quando gioca la Juventus, secondo me c'è sempre una favorita ed è la Juventus, perché talmente è la fame, talmente l'abitudine, talmente la storia che quando c'è di mezzo la squadra bianconera ai nastri di partenza, possa essere un campionato, una Coppa Italia, semifinali di Coppa Italia, quello che vuole lei, la favorita in Italia è sempre e soltanto la grande e vecchia signora. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, per me ha fatto una sciocchezza il giocatore. Io non credo che Lautaro possa diventare un titolare inamovibile nel Barcellona. Sarà costretto a fare molta panchina e forse rimpiangerà i tempi dell'Inter. Perfetto, molto chiaro, grazie mille. Allora Fabrizio Maffei, voce storica della RAI, buon proseguimento di Grazie a serata. lei, grazie a voi, buon pomeriggio e buon lavoro. Adesso parliamo del mercato del Napoli, il club partenopeo è alla ricerca di un sostituto di Allan, ma in questo punto di mercato con Arturo Minervini che saluto, buonasera, si parla anche dell'attacco. Eh sì, Lorenzo, e come dicevi tu, è un Napoli molto attivo sul mercato, un Napoli che deve fare i conti con la voglia di cambiare aria di qualche azzurro, in particolare Arek Milik ed Allan, e proprio per questo il Napoli si sta orientando su un centrocampista e un attaccante. L'attaccante dovrebbe essere e potrebbe essere Osimhen Dellille, classe 98, piace molto a Giuntoli, però il Napoli non vuole che si avvii un'asta come era accaduto lo scorso anno con Nicolas Pepe, quindi proverà a chiudere in tempi stretti, a cifre non folli, quindi non sopra i 30 milioni. Per quanto riguarda invece il centrocampista, il Napoli sta monitorando Wendel dello Sporting Lisbona, ma segue in Italia anche due profili che sono ritenuti molto interessanti, ovvero quello di Nandez del Cagliari e Veretout della Roma. Bene, saluto adesso il Bomber Pruzzo, ben ritrovato Roberto.
Ciao, buongiorno a te e speriamo che non succeda niente in questi minuti, perché la mia tecnologia sai che non è così avanzata. Come stai? Come hai passato soprattutto questo periodo di quarantena, questi 2 mesi di stop, visto che tu sei sempre stato abituato a muoverti in continuazione? Male come tutti, credo, perché la libertà comunque è parte dell'essere umano e quindi ci è venuta meno proprio quella possibilità di muoversi in autonomia. Anche senza fare chissà cosa, ma insomma, credo che sia stata dura per tutti. Senti, riparte il campionato e sarà un calcio tipo PlayStation, come dice Marco Tardelli, con poca aggressività, contrasti molto meno rudi. Che cosa ne pensi? Ma per quello che abbiamo potuto vedere in Bundesliga, penso di sì, soprattutto all'inizio, perché tu non hai bene la percezione di che condizione hai e di quella che hanno i tuoi avversari. Credo che però i valori siano quelli: chi vinceva prima continuerà a farlo, chi perdeva continuerà a perdere. Chiaramente ci possono essere delle incognite, soprattutto sul fatto che giochi così ravvicinato, partite una dopo l'altra. È tramontata nel frattempo l'ipotesi dei playoff e dei playout, resta invece in piedi la soluzione dell'algoritmo. Che idea ti sei fatto su questa ipotesi? Io non penso tutto il male possibile, nel senso che io credo che si possa arrivare in fondo a questa tribolata stagione e decretare sul campo quelli che saranno gli esiti finali. E quindi l'augurio è quello. Altrimenti, se veramente non si può arrivare in fondo, si cristallizza tutto e arrivederci, grazie. Tra l'altro, con l'algoritmo non verrebbe assegnato lo scudetto. Quelli che hanno preso altre decisioni, qualcuno dice affrettate, qualcuno dice di buon senso. Alla fine ripartiranno, non è che il calcio in Francia o in Olanda o in Belgio, visto che anche in Serbia, no, in Serbia, da qualche altra parte hanno chiuso. E quindi voglio dire, si ricomincia, peraltro si sente solo che parlare di mercato, quindi di questa crisi, no, non ci saranno più soldi, non si farà. Io sento parlare di mercato da un bel po' a questa parte. Quanto vale davvero la Roma? Perché Friedkin aveva fatto un'offerta di 500 milioni circa e Pallotta l'ha rifiutata. Adesso si parla anche dell'interesse dell'ex proprietario del Bordeaux per i giallorossi. Sì, si è deprezzata, come di adesso si sono deprezzati anche i calciatori. Credo che ci sia stata una ridimensione, nel senso che la valutazione se prima era X, adesso è Y, ma mi sembra anche di aver capito che Frischi si sia forse tirato indietro. Speriamo di no, perché la Roma ha bisogno assolutamente di rilanciarsi. Percentuale quarto posto per la Roma? Deve puntare molto sulle sue forze, quelle di vincere più partite possibile. Sperare che l'Atalanta, nello specifico, che mi sembra che è la squadra che è quarta in questo momento, debba avere un passaggio a vuoto. Adesso la situazione dell'Atalanta è importante perché può decidere sia il campionato, può decidere le sorti della Roma e le sue, soprattutto in certi. Grazie al Bomber Pruzzo, grazie Grazie a te, Roberto. un abbraccio a tutti. Parliamo adesso di Balotelli perché è sempre più un caso, ormai la rottura pare definitiva tra l'attaccante e il Brescia e allora ci dice tutto Patrick Iannarelli in collegamento con noi. Sì, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Nulla è cambiato, anzi, forse è peggiorato qualcosa tra Mario Balotelli e Massimo Cellino. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo in questi giorni a Brescia. Il giocatore non si è allenato nemmeno questa mattina, alle ore 9 doveva presentarsi sul campo di Torbole Casaglia, ma ha saltato l'ennesimo allenamento individuale. Praticamente il giocatore chiede reintegro in rosa, anche se non è stato ufficialmente fatto fuori dalla società, non c'è nessuna comunicazione ufficiale a riguardo, ma il Brescia vuole rescindere il contratto, vuole risolvere l'accordo con il numero 45. Era previsto un incontro tra l'agente del giocatore Mino Raiola e Massimo Cellino, ma visti gli sviluppi probabilmente si andrà per vie legali. Per quale motivo? Balotelli ha inviato una lettera in cui chiedeva una buona uscita di 400.000 euro, queste erano le notizie, oppure di essere reintegrato in gruppo. Il Brescia ha risposto per le rime direttamente nella serata di ieri, in cui appunto vuole risolvere il contratto, ma la proposta effettuata non è piaciuta
offerta al giocatore. Dunque tutto questo potrebbe finire in tribunale. Al momento c'è tanto gelo tra le parti, la situazione è davvero difficile da risolvere, ma sarà comunque un'estate bollente sia per il Brescia che per Mario Balotelli. Adesso salutiamo con piacere Mauro Bressan, ex calciatore di Fiorentina, Milan e Cagliari tra le altre. Ciao Mauro, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera. Buonasera a tutti. Ti coinvolgo subito sul Milan perché riparte il campionato, però a proposito dei rossoneri si parla più del futuro, del probabile arrivo di Rangnick che non del presente, si parla anche di quello che potrà accadere con Donnarumma, questo potrebbe essere un problema, un rischio per il Milan? Sì, vabbè, la situazione lì è un po' strana, nel senso che, sai, io penso sempre che la prima cosa è la società, quindi capire un attimo cosa succede in capo alla società intanto, perché si è parlato anche magari di cambio al vertice, no? Se tu ho seguito un po' almeno nei mesi scorsi, quindi ci sono ancora queste voci di questa futura acquisizione di questo grosso colosso francese, se non ricordo male, certo. E quindi da lì, sai, è lì che poi si decide tutto, perché a me viene da sorridere quando si fanno dei nomi, ma non per dire di Rangnick o di giocatori così in questo momento, perché come ben sai prima si fa la società, prima bisogna vedere chi comanda e poi segue anche tutto il resto. Ovvio, adesso noi si parla magari della squadra, di cosa può succedere, va via Maldini, arriva un nuovo allenatore, va via Pioli, vabbè, giusto fare chiacchiera, ma questo ci sta. Però io starei molto attento a quello che può succedere veramente sulla fase societaria, che quella è quella che determinerà tutto il futuro del Milan. Pioli meriterebbe qualcosa di più e al suo posto come ti sentiresti, come stato d'animo? Vabbè, ovvio, uno che va a allenare il Milan è sempre sotto esame, lo sappiamo benissimo come funziona, ma anche qualsiasi altra squadra. Lui sicuramente approfitterà di queste ultime partite per dare il massimo, per far vedere che c'è la sua impronta, che può fare un finale di stagione un po' strano per quello che sta succedendo, ma portare una linea, un pensiero di gioco soprattutto sul campo. E fossi io a decidere, ovviamente una chance a Pioli la darei molto volentieri, perché è un tecnico preparato, un tecnico che ha sempre fatto anche bene, ma soprattutto parla la squadra in un modo che mi piace. La Fiorentina adesso, commisso, il patron Viola sta cercando di costruire il nuovo stadio, però sta trovando una serie di ostacoli per lui anche sorprendenti. Che idea ti sei fatto su questa vicenda? Mi sono fatto l'idea che la Fiorentina ha la fortuna, meritata ovviamente, di aver trovato un presidente come commisso che è un magnate, un personaggio che ama il calcio, ma anche ama fare business, e ha capito benissimo da appena arrivato in Italia che per fare una grande squadra ci vogliono certi parametri, uno di questi è lo stadio, e si è sempre battuto per questo. Penso, so che non è facile perché ci sono mille problematiche tecniche, politiche, e non voglio entrare in merito, però da tifoso mi auguro che tutto questo ci possa arrivare a un punto di successo. Perché se lo verrà la Fiorentina allo stadio, commisso potrà costruire pian pianino una squadra che nel giro di 2 o 3 anni, secondo me, meriterà e arriverà, me lo auguro, nei primi, può giocarsi, diciamo, la Champions, e quindi arrivare tra i primi 4 in Italia, per poi dopo un futuro, chissà, può succedere sempre qualcosa. E secondo me commisso ha messo le basi giuste per fare questo, ma ha capito che il primo tassello è lo stadio. Che finale di stagione ti aspetti da parte della Fiorentina, e soprattutto poi come ti immagini quella del prossimo anno per quello che riguarda la panchina, la guida tecnica? Iachini rimarrà, a tuo parere, ha delle chance per poter guadagnarsi la permanenza? Beh, ovvio, come ben sai, i risultati sono quelli che la dicono, la fanno da padrone, e quindi non possiamo fare i maghi e sapere cosa può succedere. Ovviamente questo finale di stagione, finale un po' strano come avevo detto anche prima, sarà determinante per tutte le squadre, non solo la Fiorentina. Parlando di Iachini, l'ho avuto anch'io come tecnico, un tecnico secondo me molto preparato, sottovalutato secondo me, e può fare veramente molto bene. Poi dipende anche un po' dalla fortuna, quindi di quello che potrà succedere in queste ultime partite in campionato, se riuscirà a fare dei risultati, a incidere anche nel gioco come si aspetta commisso e tutta la dirigenza tecnica, io penso che Iachini possa essere confermato il prossimo anno. Hai avuto al Venezia? Sì, il primo anno che lui penso che ha allenato, che c'era con Magni, quando si è sostituito Prandelli, c'era lui, e alla prima esperienza era come fosse un giocatore in campo, ma si vedeva tranquillamente che aveva le idee
ben precise, la grinta che aveva da giocatore la metteva anche sul campo, e a me è sempre stato un tecnico che è piaciuto particolarmente. Prima di salutarci, i tuoi programmi immediati per il futuro, quali sono? I miei programmi immediati è che con la mia accademia, National Football Academy, mi godrò l'estate a Jesolo e a Chioggia, portando, diciamo, le mie innovazioni, rovesciate, tuffi, robe al volo a tutti i ragazzini sulla spiaggia, e quindi daremo festa e faremo degli eventi che ce ne vuole, perché oggi i bambini, purtroppo i ragazzini, sono stati un po' bistrattati da questo coronavirus, invece mi aspetto un'estate, di ripresa soprattutto per loro. Quindi insomma con le rovesciate ci provi sempre, ti tieni sempre in allenamento anche con quelle. Esatto, mi tocca tenermi pronto, anche se adesso ogni tanto dovevo mettere l'ambulanza lì parcheggiata, perché non so mai cosa succede se mi buco. Ma ti vengono sempre bene come quella contro il E a rallentatore mi vengono adesso. In slow motion. Barcellona. Insomma, sono passati tanti anni, più di 20 anni da quella rovesciata con il Barcellona, però se ne parla sempre perché è stato un gol straordinario, indimenticabile. Sì, no, mi fa molto piacere, anche perché ultimamente France Football ha stilato una classifica dei migliori gol della storia della Champions, ma anche non solo della Champions. Erano 50 gol, e un gruppo di tecnici o di appassionati e di professionisti come loro, che danno, ricordiamo che danno il pallone d'oro ogni anno, hanno fatto questa classifica, e quindi arrivare primo Zidane, secondo Bressan e terzo Ronaldo mi ha inorgoglito molto, e anche portato a fare molte interviste, a parlare con molta gente che ovviamente stare in mezzo a due grandi campioni così mi fa solo che essere orgoglioso. E io ripeto sempre che averlo fatto con la maglia viola è sempre una cosa anche in più, perché per me, per mio papà, tifoso viola e così. E poi una cosa che comunque resterà, io spero, più possibile anche nei ricordi della Fiorentina, perché comunque non sono, va bene Mauro Bressan, però l'ha fatta uno con la maglia viola, e quindi questo qua mi fa essere molto felice anche per i tifosi. Grazie a Mauro Bressan e buona serata. Ciao, arrivederci. Siamo così arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.